Ma ehi, ben ritrovati all'Andrelink 91 su Captain Tsubasa Rise of New Champions. Continuiamo l'episodio di Tsubasa e intendo iniziare l'episodio della carriera personale dopo aver almeno finito il torneo delle scuole medie. Poi ovviamente ci sarà tutto quanto il torneo del mondiale, eccetera. E poi insomma vedo quale finire prima e quale finire dopo, perché vorrei finire per benino la storia di Tsubasa. Comunque, prossimo incontro, la Furano. Cominciamo. Abbiamo la Toho contro il Meiwa. Che partita! Le squadre si sono date battaglie su entrambi i fronti, ma l'incontro si è sbloccato nel secondo tempo con il gol della Meiwa. Ai ai ai. Con la palla libera davanti alla porta. Ah. Ma strano che abbia fatto sia porta libera, perché insomma Wakashimazu non è che è primo, non è che è l'ultimo arrivato. Si tratta del primo gol subito nel torneo e neanche Wakashimazu ha saputo fare nulla. Ma potrebbe portare la partita dritta in finale, certo. Avanti ragazzi, è solo un gol, so che potete farcela. È l'ultimo incontro che giocherete senza di me. Conto su di voi. Non guarderò la finale dalla panchina! Ed è giusto così, perché voglio vincere contro Kojiro Hyuga. Si cade e ci si rialza, questo è lo spirito del calcio, ma se cadi con una gamba rotta ti rialzi dopo un bel po'. Forza ragazzi, su, fatemi vedere un bel gol. È finita? Come? Ah. Il punteggio finale è di 2 a 1. Ah, certo, no, dico, ma come? Un momento, che succede? La Toho ha ribaltato il risultato all'ultimo. Ce l'abbiamo fatta, capitano! Ottimo lavoro, siete stati grandi. Nonostante Yuga abbia appunto infranto le regole del torneo, i suoi compagni non hanno smesso neanche per un secondo di credere nel loro leader. E beh, certo. Allora, ragazzi, che è? Ti fa male il braccio? C'è un infarto in corso? La forza di Hyuga non sta solo nel suo gioco. Anche dalla panchina il suo sostegno ha portato la squadra alla vittoria. Avremmo avuto una possibilità solo se non fosse stato qui. In fin dei conti, la Toho è la squadra di Hyuga. Tsubasa, allora, come ti pare? La Toho è arrivata fin qui senza Hyuga, il che denota che la squadra è davvero forte. Il loro gioco di squadra è migliorato ogni partita. Se Hyuga avesse giocato sin dall'inizio, sono sicuro che si sarebbero affidati solo a lui. Invece lui non c'era e questo ha fatto capire loro che dovevano cavarsela da soli. Ora tutti i giocatori sono diventati degli avversari estremamente pericolosi. E se ci aggiungiamo Yuga, tutti quanti hanno un infarto in corso perché si tengono tutti quanti in braccio sinistro. E quando c'è un infarto è il braccio sinistro intorpidito. Ma che cosa succede a questi ragazzi? La nostra avversaria oggi è la scuola Furano, quei ragazzi hanno trasformato il loro gioco di squadra in un'arma temibile in entrambi i lati del campo. Il loro capitano è Matsuyama ed è in grado di giocare in ogni ruolo. Ho paura. Comunque sì, il loro mister sembra abbastanza fiducioso, eh? Anche se infortunato, Tsubasa rimane sempre la minaccia più grande della Nankatsu. Però, se riusciamo a mobilizzarlo... Matsuyama, sarai tu a marcarlo. Aia. Prendete una bevanda prima della partita e dateci dentro. Mi ricorda qualcosa la bevanda. Ok, lei è Fujisawa. Lei dovrebbe partire con la famiglia. Ah, ha preparato delle fasce. Lei in realtà dovrebbe partire con la famiglia perché il padre è stato trasferito in America per lavoro. Ah, ecco, non gliel'ha detto ancora. Devi dirlo a tuo amore. Yoshiko si è data molto da fare per queste fasce, quindi le indosseremo. Nessuno le sta indossando. Bravi. Mi ricordo qualcosina, ma poco. Ah, come i kamikaze! Beh, certo. Ma non dovrebbe esserci il sole al centro della bandiera? Della bandiera nipponica? Ci ho ricamato sopra il numero di maglia di ciascuno di voi. Che per motivi di grafica non vediamo, perché se no, sai quanto tempo ci mettono a... E poi dritti come dei fusi rigidi? Ragazzi, non sto dicendo che fa schifo il comparto tecnico, sto solo dicendo che è divertente vedere delle fasce rigide come ceppi. Dai.
E dicevo, no, il numero non è ricamato, non si vede anche se è ricamato, perché non è che possono tracciare il movimento di tutto quanto il numero. Dai. まずは中盤をどちらが抑えるか。これが勝負のキーポイントになるでしょう。果たして明日東方と決勝戦を戦うのはどちらのチームになるのか。試合前から両校の激しい応援合戦は始まっています。その大声援の中、両チーム11が入場してきました。おっと、蔵野は全員鉢巻きを締めての入場です。それだけ Attenzione, Tsubasa, grazie al nostro duro lavoro batteremo te la Nankatsu. Vedrai, non perderò Matsuyama. Mancano solo due partite. Devo vincere. Supererò chiunque in Giappone. I favoriti sono la Nankatsu e la Toho. La Furano è la terza solo per il numero di reti. Siamo bravi quanto loro in difesa e nel gioco di squadra. Quindi dobbiamo solo segnare di più per raggiungere la vetta. Si decide il destino di chi andrà in finale contro la Toho. Siamo pronti, ragazzi? Iniziamo noi? Bene. Bravo. Bravo. Bravissimo lui, eh. Bella. Non mi ero accorto che avessi preso palla lui. Ero convinto di esserci andato io. Ok. Aio. Però sembrano forti nel contrasto questi, eh. Vabbè, intanto facciamo, proviamoci, no? No, Tsubasa, no, tu non devi. Ok, intercettata, perfetto. Uia! Uiaiaia. Ok, vai, colpo proiettile. Iniziamo con qualche tiro di riscaldamento. Overhead kick! La parata! No, Tsubasa cambia tutto Tsubasa. Oh, perfetto. No! Vabbè, il gigante col cavolo che lo superi, il gigante. Ma che, come l'ha presa? Guardalo. Tsubasa è un pochino scarico, devo ammettere, eh. Forse non ha ancora caricato il tiro. Forse prima era più bassa la barra. Non è che ci abbia fatto molto caso, devo ammettere. Matsuyama, era Matsuyama. No, dico, ma come, era il mio? Pensavo, mi sembrava che fosse diventato il mio. Aio! Ma insomma, tiro guidato! Sarà il momento di gloria? Vediamo un po'. No. È forte sto portiere, eh? Vai! Cavolo! Ragazzi, che partita bella! Questa è la prima vera partita bella! Cavoli! Questa è la prima vera partita che mi sto divertendo davvero a giocare. No! Ok. Perché c'era coso. Oio! Cosa? Formazione difensiva, raga, un attimino. Ok, ora attacco aggressivo.
Da qui, da qui. Quello non so come ho fatto evitarlo, proprio all'ultimo mi sono girato. Chi c'è? C'è il nostro? C'è il nostro, c'è il nostro, c'è? Aio però! Dai, l'avevo già lasciato il pulsante A. Eia. Eia. Mi ricorderò comunque per sempre il primo gol che ho fatto. Tsubasa, chi era? Kisugi, era rimasto bloccato. Non lo so perché. Sì. Tanto, no? Rimpalli a destra e a sinistra come non ci fosse un domani. Vai, questo è gol sicuro perché il portiere oramai è scarico, raga. Cosa? Ma dai! Ma perché mi fai queste... Mannaggia... Ok. Sì, è molto... come l'ha presa quella? Ma dai! Che cavolo! Ma sul serio? Allora, il portiere è a zero. Dobbiamo per forza fare gol col prossimo tiro, ok? Senti ragazzi, in tre. Mannaggia a voi. Ok, dai. No, vabbè, questo da lontano non ce l'avrei mai fatta. Ok. Ah, che cavolo! Ma che... dov'era? Mannaggia voi, oh! Ecco, e mo para questo, para! Oh, è 1-0. Dovrà attivarsi qualche evento per il quale ci faranno gol. Però intanto continuiamo a tenere... a tenere duro, dai. Che ti prende? Quel tiro mi ha colpito la spalla. Non so quale. Matsuyama. Stai bene, Tsubasa? Grazie, Matsuyama. Non ringraziarmi. Se devo batterti, voglio che tu sia al massimo delle tue capacità. Sì, però... era un po' strana la cosa, eh. Devo ammetterlo. Ok, oi. Grande gioco. Bravo. Sì. Scusami, se mi permetto. Dai. Vabbè, primo tempo sta per finire. Recupero nulla. Ah, 3 minuti, me lo segno dopo. Ok. Pensavo me lo segnasse subito. Vai. Drive shoot. Però, sto portiere ci sa fare, eh. Hai capito? Ma davanti gli è andato. Ma che succede? Sì, vabbè. Ecco, qualcun altro. Dai. Avevo già tirato. Era già in cross la palla. Vabbè, fine primo tempo, 1-0. Ci siamo. Purtroppo non so, non si è attivato il filmato del tiro che gli ha preso la spalla. Avete fatto un buon lavoro, ragazzi. Continuate così. Non la deluderemo, mister. Riesci a continuare, Tsubasa? Sì, sto bene. Non posso assolutamente perdere in Giappone. Devo ripagare la fiducia che tutti ripongono in me. Conquisterò il secondo tempo con il mio nuovo e completo tiro guidato. L'abbiamo già fatto. Ah, lui è il momento di combattere con tutte le forze, eh. Non perdete lo spirito. Finito. Bravissimo. Ah no, c'è da lui che parla ora, dai, certo. Concentriamoci sulla partita di oggi e non pensiamo a domani. Nel secondo tempo dovremo dare il massimo. So che potete farcela. Voi siete la Furano.
e nessuna squadra lavora sodo quanto voi. Desidero solo che abbiate una possibilità di vincere. Matsuyama, conto su di te. Sii il cuore di questa squadra e conducila al trionfo. 18 tiri in porta per fare un gol. Vabbè, un paio di tiri sono arrivati proprio scarni, senza ragione d'essere. Formazione difensiva, per favore, qualcuno, bravissimo. E ora tutti quanti in attacco. No, cosa? Ma perché l'ho fatto? No, che sbaglio. No ragazzi, voi non avete idea di quello che stavo pensando di fare. Dico ok, ecco qua, notifica. Dico ok, adesso tiro, invece ho premuto un altro pulsante. Mamma mia. Sì, non ho premuto nulla, ho fatto tutto quanto da solo. Vai! Ok. Non l'ha presa mai. Ah, ho caricato prima. Pensavo tenesse il momentum, invece no. Dovevo aspettare proprio. Vabbè, dai. Drive shoot! Neanche la vista! Neanche la... No. Questa doveva proprio farlo. Perché Tsubasa ha detto: farò il mio tiro guidato perfezionato nel secondo tempo. Ed infatti doveva succedere. Ecco perché. C'è un motivo se la Nankatsu ha vinto il torneo per 2 anni di fila. Sono diventati una squadra praticamente perfetta. Riusciranno a battere anche il nostro gioco di squadra? Che vi prende? Non parlate come se avessimo già perso. Abbiamo ancora tantissimo tempo a disposizione. Capitano, andiamo a vincere. Siamo solo all'inizio. Fatevi sotto. Ho una cosa da mostrarvi. E allora mostracela. Voglio più scene possibili. Ok. Vabbè, sì. Ok. Sì, però. Ehi, uomo. Uomo? Cosa pensavi di fare, uomo? Questo, intercettare il passaggio. Ci sarebbe stato l'altro, cosa ho fatto? Mamma mia, come me l'ha rubata quella? Sì, buonanotte. Il muro Takasugi, non lo passi? Non lo passi il muro Takasugi? Vaffan bagno. Eh sì, 4 volte. Ah, già te. Dai, avevo già lasciato il tiro. Mamma mia, tempi di reazione di una pantegana morta. Uffa. Ma sempre così, ragazzi. Sempre, ogni volta che c'ho carico e lascio, niente da fare. Avevo già lasciato, ovviamente. Ma è inutile che ve lo ripeto. Bello, bello davvero. Mi piace Matsuyama. Mi stavo impappinando come sempre con le parole. Ah, dai. Oi oi. Potrei rubare palla anche con A, lo so. Bella, bella, bella quella giocata. Quella è stata davvero bella. No, volevo girarlo, invece niente. Drive shot! Ah, shoot, non shot.
Gli ha negato il gol dopo che si è messo in mezzo, ci credo. Colpo proiettile! Quindi i giocatori non vanno sulla palla vuota. Vanno solo se qualcuno è... quante volte? Forse era la sua tecnica speciale di dribbling, però accidenti a lui. Ok. Però ragazzi, due volte con Tsubasa all'overhead kick, quello è davvero bello, eh. È un tiro al volo, solo in quella maniera potevo farlo. Bella Shizaki. Potrei farli avvicinare alla porta e tentare di far tirare loro. Però non lo so, può succedere davvero? Se tira una scena sicuro. Ok, opra. No, però, no. Quello stava volando. Ma che cosa? Ok, a sto punto ci sono, dai. Delusione. Che braccio c'ha? Sì, uomo. Dove stava Matsuyama? Ma qua giù stava? A te pozzino. Niente, non è il tiro pronto, ma buonanotte. Vai, ancora tiro guidato. Ragazzi, vabbè, Tsubasa è il giocatore che ha più statistiche alte e ha l'unico tiro più potente della squadra. Gli altri colpo proiettile e basta. Altri due poi sarebbero gli attaccanti. Quindi alla fine non è proprio granché gli altri due. Certo, se il portiere è stanco hanno una possibilità di fare gol, ma... Ok. Ah, troppo lontano. Finita. 2-0. Non ho attivato la loro scena, ma... Amen. Ed ecco il fischio finale. La partita si conclude qui. E ragazzi, lasciatemelo dire, una partita davvero bella. Mi è piaciuta. Combattuta. Certo, il loro giocatore che faceva 4 dribbling di fila come non ci fosse un domani, ma... Va bene. La Nankatsu vola in finale. Ormai sono a un passo dal terzo titolo nazionale che li porterà nella leggenda. Attenzione, la spalla di Tsubasa non regge. Un'altra volta. Che ti prende Tsubasa? Il vincitore non dovrebbe cadere a terra così. Però devo ammetterlo, sei davvero incredibile. Hai messo una forza straordinaria in tutti i tuoi tiri nonostante le tue condizioni. Devi esserne orgoglioso. Ma promettimi che vincerai anche la finale, ok? Che poi lui si era fatto male neanche nella scorsa partita. E non credo che in un solo giorno abbia potuto riprendersi del tutto, visto che, insomma, lo sforzo fisico che fai durante una partita non è da sottovalutare. Forza, alzatevi in piedi. Dobbiamo salutare i nostri sostenitori sugli spalti. E che sono piuttosto pieni, per essere una scuola media. In riga! Grazie per il vostro supporto! Bell'inchino. Ah, però c'è gente che effettivamente... i cheerleader sono sempre sostenitori anche se la squadra perde. Il vostro gioco di squadra è il migliore del Giappone. Sì. Non lo so. Se c'è una cosa sicura è che... Era Matsuyama che faceva tutti quanti quei dribbling strani? Lo vorrei in squadra lui, solo per i dribbling. Questi guerrieri venuti da una terra di ghiaccio e neve hanno combattuto a testa alta fino alla fine. Hikaru Matsuyama, avrai anche perso, però non è nulla da rimproverarti. Ma
Ma gli ha detto che sarebbe partita. Credo che sia in America per raggiungere il padre di Yoshiko. Sì. La sua auto non può essere lontana. Oh, Usain Bolt. Avanti. Non dirmi che ti ha raggiunto. Beh, certo. Ha corso i 100 metri più veloci di Usain Bolt. Per fortuna sono arrivato in tempo. Girati. Come lo vedi? Dopo che te ne sei andata, un uomo dell'associazione calcistica mi ha dato un passaggio. Gli ho chiesto di fare più in fretta possibile. Ah, con la macchina, beh. Stai sanguinando. Da dove? C'è troppo sangue, cosa è successo? Immagino che questa sarà l'ultima volta che ci sei tu a prenderti cura di me. Questo succede perché esageri sempre e finisci per farti male. Beh, in effetti. Però preferirei che dicessi cosa che succede perché mi... Sì, vabbè, ragazzi, va bene la love story, però ai fini del gameplay potevate metterla come video di contorno poi, quando uno si va a vedere le scene. Scusate, ma è strana come scena, non fa piangere, fa ridere. Mi sono persino fatto male mentre correvo. Rimproveglialo, dica che è colpa sua, dai. Dai, non piangere. Se continui a piangere, come ti asciugherai le lacrime? Il fazzoletto è legato attorno al mio ginocchio. Vedete quanto è stupida come scena? Che frase è? Il tuo fazzoletto è legato intorno al mio ginocchio, quindi non puoi asciugarti. Cosa? Se proprio devi andartene, voglio ricordarti sorridente. Vabbè, Matsuyama, fai una cosa. Diventa campione. Prossimo anno, perché tanto non c'è più Tsubasa. Diventa campione. Ah, però sei anche tu del terzo anno, probabilmente. Ah, va bene. Dunque, Tsubasa ha esagerato e quindi domani ti ritroverai bloccato in... Ma quindi tre partite di fila fanno per la finale? Dovevo vincere, devo portare la squadra in finale. Ma no? E domani come facciamo? È merito suo, dottore, anche per il messaggio vittoria sicura che ha scritto sulla fascia. Ah, lo confesso, sono colpevole. Ma gli ha chiesto Tsubasa di scriverglielo. Mi dia pure dell'incosciente, dottore, ma non può impedirmi di giocare la finale di domani. Allora credo che dovrò portare allo stadio tutta la mia attrezzatura. Però stanotte starai nel mio ospedale. E vabbè, pur di giocare. Attenzione, Yuga con tutta quanta la squadra. Lei mi conosce e sa che morirei piuttosto che supplicare. Però lo faccio per la squadra. La prego, anche se vivessi altri 100 anni, se non giocassi la finale di domani, non te lo perdonerei mai. Non mi ero reso conto di quanto fossi rammollito prima di sentire le parole del Mr. Kira. È chiaro che domani giocherà la finale Yuga. E anche se sei il mio personaggio preferito di Captain Tsubasa, devo comunque sconfiggerti. Andiamo al campo, quindi lo allenano. Sorimachi in attacco, Sawada al centrocampo e Wakashimazu in porta. Dunque, Yuga deve giocare contro loro tre e fare un gol. E se lo farà potrà scendere in campo. Ovviamente loro tre dovranno fare di tutto pur di non far segnare Yuga. Non mi fermerò davanti a nulla! Nani? E il mio tiro della tigre metterà Tsubasa in ginocchio! Ma come? Cosa? Signori, termina qui questo episodio di Captain Tsubasa. Il prossimo episodio, partita contro la Toho Academy. Yuga ha perfezionato il tiro della tigre e lo vedremo in tutto il suo splendore. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e anche di Discord. Finalmente ho aperto Discord e... c'è entrata tanta bella gente, non me l'aspettavo che si popolasse così in fretta. Quindi,
Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!